Non c'è linea? No, non scherziamo! Buon pomeriggio, io sono qui pronta con le mie ciabatte, internet non fare il cattivo. Allora, oggi avremo un ospite eccezionale nella nostra diretta, infatti abbiamo le ciabatte e abbiamo... Prego! Salve! Chi è costei? Buongiorno, benvenuta nella mia cucina. Salve. Chi è? Puffi. C'è anche il cagnolino. Attenzione al polish. Piacere, Allora, io mi chiamo Principessa Sofia. Piacere di benvenuta nella mia cucina. Bene, allora, oggi conoscerti. parleremo delle ciabatte. Ci siamo tutti? Sì? Piacere di conoscervi, Sì, perché mi sono ragazzi. collegata, ma ogni tanto la linea faceva un po' così, ma mi sa che... Allora, oggi, Posto. come avevamo promesso ieri, siamo qui con le ciabatte, che possono diventare le freselle, ossia le biscottelle, quelle per fare al pomodoro, basta ricuocerle di nuovo nel forno. Oggi vi insegniamo come si Sono fanno. molto lieta di conoscervi, ragazzi. Benvenuta. Io sto da stamattina a impastare perché volevo che fosse tutto a posto. Ho fatto vari impasti, tra cui un tipo di biga. Un polish. Un polish. Che cos'è il polish? Il polish si utilizza, è un tipo di lievitazione che viene... Ciao Franci! Si Buongiorno, utilizza per Franci. conferire al pane un sapore marcato È aromatico. e aromatico, brava Sofia. Quindi si lascia lievitare per 2 ore, a differenza della biga che si lascia un po' più di ore, circa 15 ore, si fa la sera prima, no? E Sì, poi il giorno certo. dopo si impasta. Ciao E il Lorella. polish, ciao a tutti, buon pomeriggio. Vedete? È un tipo di biga molto liquido perché come si fa? Si mettono pari quantità di farina e acqua con una minima percentuale di lievito. Io questa volta ho utilizzato lievito madre, però si può fare con lievito anche Ciao chimico. nonna, ciao Ciao Sara. nonna, ciao a tutti, ciao Sara. Max ci scrive, buon pomeriggio Ciao Max, a voi. buon pomeriggio. Sono la Quindi principessa. questo è il polish, vedete come fa? Non ti ricorda niente di strano? Io mi ricordo, sapete che cosa? Ah, I ma oggi... licoli, mi ricordo. Allora, questo ricorda il licoli, sì, il lievito in coltura liquida. Lui è Però... lievito madre in coltura solida. Brava Sofia, ma... Principessa, mi Principessa ricordo. Sofia. Allora, io ci siamo già portati avanti con gli impasti. Ecco qua che li ho cotti poco fa. Aspettate un attimo che... Questi qua devono cuocere in forno a, come abbiamo detto, 200 gradi per circa 15-20 minuti. Devono dorare. Poi, quando saranno freddi, noi li tagliamo. Se li volete mangiare così, gli sfilatini potete mangiare farcendoli con affettati, insomma. È Ciao una Rosa. normale ciabatta. Se no, è una ricetta che può trasformarsi in due ricette. Le tagliate, dopo lo faremo, e tagliandole, le rinfornate per una decina di minuti in forno caldo a 180 gradi. Diventano biscottelle. E si possono mangiare col pomodoro, l'olio, il sale, le olive, il Prima tonno, devo fare una quello cosa. che volete. Ho questi tacchi che mi fanno. Abbiamo messo i tacchi della mamma. Bene, allora. Aspettate un attimo, vediamo la differenza. Eh sì, si vede. Sei un po' più bassina. Allora, dopo aver spiegato che cos'è il polish, Mannaggia i tacchi, come fai? io devo... No, infatti non li metto sempre, solo nelle occasioni... Non sono più abituata. Allora, mi piace stare comoda. Mettiamo le ciabatte Io perché. voglio dare la ricetta perché la mezz'ora trascorre subito e siamo in diretta. Quindi, per preparare le nostre ciabatte, come si fa? Sono sempre una principessa. Mettiamo 2 ore prima di impastare tutto l'impasto, 150 g di farina, 150 g di acqua a temperatura ambiente e 5 g di lievito di birra fresco in panetto o, chi vuole farlo, 50 g di lievito madre. Noi lo andiamo a fare con lievito madre adesso. Poi, questa qua l'ho dovuta preparare prima 2 ore fa, perché sennò non avrei potuto impastare insieme con voi. Ciao a tutti Ciao a ragazzi. tutti, benvenuti. Allora, per fare le ciabatte abbiamo Allora, bisogno di il aspetta, questo è il preimpasto. preimpasto, poi pesiamo, vai. 150 grammi di farina No, zero. no, Sofia, allora, 150 grammi è il polish, Ah, il che polish viene messo, 150 grammi di di farina, farina. 150 grammi d'acqua e 5 grammi di lievito fresco di birra e si lascia 2 ore. Deve fare le bolle, guardate come gonfio. Poi, trascorse le 2 ore, eccolo qua pronto, andiamo a metterlo dove? In. Ok, 300 grammi di farina 0 o 1, va bene lo Brava. stesso. Poi, Poi abbiamo 190 ml, 90 ml te lo di sei acqua. ricordata? Poi,
di acqua a temperatura ambiente. E poi mettiamo 100 grammi di lievito madre. Lo facciamo subito, lo faccio in diretta con voi. Guardate, guardate in onda, in diretta. Guardate perché dovete vedere l'alveolatura interna. Questo è il polish. Ecco perché vi dicevo, queste ciabatte hanno un'idratazione molto sviluppata. Ecco perché dopo voglio farvi vedere in diretta come si formano le ciabatte, perché ci vuole un po' di manualità, ma nulla di che, ho imparato io, quindi potete farlo anche voi. Ho imparato io. E ha imparato Sofia. Ecco qua, avete visto com'è bella lievitata? Poi adesso andiamo diciamo incontro all'estate, quindi il nostro polish sarà molto... Mammina, diciamo! Diciamo, ma il diciamo a me non mi abbandona mai. Allora, questo lo voglio... Comunque volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Il mio quarantino. Quarantino, oggi che giorno siamo, Sofia? Tredicesimo giorno! Ci siamo quasi! Allora, aspetta, però devo ringraziare le nostre amiche che, grazie di cuore, hanno partecipato al gruppo di Tina in Cucina. Brava! E hanno pubblicato i grissini, il lievito. Andate a vedere il gruppo di Tina in Cucina. Bravo. Iscrivetevi, oltre ad iscrivervi anche al canale YouTube, mi raccomando, Tina Pigna. Allora, abbiamo messo la farina, abbiamo messo il polish, ora stavamo mettiamo... Stavamo dicendo, per l'impasto avremo bisogno di 300 g di farina 0 o 1, 190 ml di acqua a temperatura ambiente, 100 g di lievito madre, un cucchiaino di miele... Ma io ho lo zucchero, metto lo zucchero, va bene. 10 g di sale. Dov'è il cucchiaino? Poi semola, farina di grano, allora, di cuocio alla semola. Quello che ho detto ieri, la semola... Ne occorre tanta, perché questo impasto, adesso vi faccio vedere com'è, perché noi ci siamo portati avanti e l'abbiamo già preparato. Aspetta, un cucchiaino di sale. Sì, un cucchiaino di sale, metti un cucchiaino. Ma anche un pochino di più perché ci piace sapida. Allora, 2 cucchiaini di sale. Per il buon gusto, sai. Non li facciamo troppo salati, però. Poi mettiamo l'acqua, Sofia. Ecco. Principessa, Sofia. Perfetto. Pardon. E andiamo ad impastare. Questo qui ora deve lievitare, abbiamo detto che col lievito madre occorre un po' di più, dobbiamo aspettare un po' di più rispetto al lievito di birra. Quindi occorreranno anziché 2 ore anche 4 ore. Insomma, deve raddoppiare di volume. Voi vi rendete conto che deve raddoppiare di volume. E questo impasto è un impasto ad alta idratazione. Guarda. Sì, questo è quarantino. Questo è quarantino. Io poi vado con le mani, vi faccio vedere come faccio. Faccio così, come si fa... Per il savarella. Questo qui lo buttiamo, vero? Questo? Sì, perché si è seccato, ho fatto la crosticina. Ecco qua, vedete com'è è molle l'impasto? Deve essere così, perché così ci viene bollosa la ciabatta. Ecco, si amalgama bene. Abbiamo messo tutto, sì, perché io vado a controllare sempre. Acqua, farina, lievito, zucchero, sale e basta. Arrivo, questo è il secondo impasto. Vi ho abbandonati! No, no, no. Come va, amici? Come va? È tutto chiaro? Aspetta, Alessandra, bisogna usare il cappellino quando si lavora. Il cappellino, hai ragione, io ce l'ho perché sono stata anche un po' cuoca, però adesso non mi andava. Fare subito e comunque poi già siamo bardati con le mascherine, quindi in diretta con voi ci piace stare così. Comode senza siamo maschere. Siamo molto pulite. Perché siamo... quando si parla le maschere per me... Però lo sappiamo, lo sappiamo. Sì, sì. Per esempio, quando io sono andata in gita ad una panetteria, sono in panetteria, con la scuola, sì. Avevo tutti quei cappellini, ma a noi ci danno fastidio. Comunque noi siamo molto attente, non facciamo... Ma quando andare... si lavora al pubblico si fa, noi siamo in casa, facciamo delle cose casalinghe. E poi le cose ce le mangiamo noi, cioè comunque... Sì, ma siamo abbastanza responsabili. Grazie però per la opinione. Ciao Francesca. Vai. Maria... ci scrive, lasciamo... chiarissimo. Okay. Bene, questo lo lasciamo lievitare allora, con lievito madre, anche ciao, 4 ore, deve raddoppiare di volume. Bene. Vuoi che si scrive, sei bellissima Sofia, come la tua mamma. Un saluto da Nettuno, siete stupende. Grazie, wow. Ma che gentile. Aldo ci scrive, ciao, cosa fate? Allora, oggi facciamo le ciabattine, quelle lì con il polish. Brava, che cos'è il polish? Allora, il polish, non mi ricordo più che cos'è. Allora, il polish è un tipo di biga,
che a rispetto della biga vera e propria viene preparato due ore prima di fare l'impasto vero e proprio, questo che abbiamo fatto adesso. Invece la biga si fa un 15 ore prima di impastare. Dalla California. Dalla California, wow. Welcome, bene. Ciao Rosa, dalla California. Fate anche voi le... Lina, bravissime, grazie. Betty, che brave. Grazie. Ciao bellissimi, Giussi da Collegno. Rosa, un saluto dalla California. Ah, un dalla saluto, California. Un e che fate bello? Allora, un abbraccio grande, grande, grande. Facciamo delle ciabattine con il polish. Ah, guarda, il polish, che cos'è? Adesso la tagliamo in diretta. Aspetta, aspetta. Ciao Davellino, Daniele. Ciao. Tagliamo allora in diretta la ciabatta, perché ho detto che questa è una ricetta che può diventare anche un'altra ricetta. Queste sono il pane tipo ciabatta. Voi, se volete, ci potete fare le freselle, le biscottelle. Io sono campana, da ma Bari, al sud Italia, ma anche al nord Italia le conoscete, perché voi siete bravi. Sono le il pane cotto due volte, biscottato. Ma sapete io dopo che faccio? Col pomodoro, il basilico. Ma sapete voi, io che cosa faccio dopo? Cosa fai? Mangi. No, sapessi. No, non lo mangio. La taglio a metà, così come ha fatto mamma. Poi dopo la taglio ancora a metà. Sentite così che croccantezza! La taglio a metà. Ci metto il salame. Il salame ci metto. Ah, beh, allora. Queste qui le tagliate. Adesso è ancora un po' tiepidina perché l'ho cotta poco fa. Tiepidina? No, è un po'... Però va bene, il pane caldo è buono. Questa qua la mettete così nel forno di nuovo a biscottare, 180 gradi, 10 minuti, e fate le biscottelle. Ecco fatto. Una ricetta che si trasforma in due ricette, ciabatta e biscottella. Sì, però io la devo assaggiare. Assaggia in diretta. Senti come fa crunchy crunchy. Crunchy crunchy. È come la ciabatta adesso, appena fatto in casa. Fate finta che il vostro impasto, quello che abbiamo fatto adesso, è lievitato. Eccolo qua. Magia! Io l'ho preparato stamattina, sono piena di impasti, però tanto io questo pane lo congelo, così quando non ce l'ho tiro fuori. Posso farlo? Sì, guarda, voglio far vedere come si fa. Scusami che ti interrompo. Scusa mamma, allora, Maria Francesca si scrive, c'è differenza se si preparano con il polish? No, allora, tu il polish comunque lo devi fare, perché è una forza in più che dai al tuo pane, ok? Quindi tu fai questo polish con quantità uguale, noi abbiamo messo 150 g di farina e 150 d'acqua con 5 g di lievito di birra fresco o secco, metti 2 g. Poi lo fai stare 2 ore, ok? Questa è semiliquida questa pappetta, insomma. La fai stare e questo diciamo che è la base. Poi dopo fai l'impasto con 300 g di farina e metti questo polish e poi metti 100 g di lievito madre, ok? Oppure puoi mettere al posto del lievito di birra tutto lievito madre, quindi nel polish metti 50 g di lievito madre e nel secondo impasto 100 g sempre, ok? Quindi il lievito madre comunque è alla base, puoi farlo sia con il lievito di birra che lievita prima, se hai fretta o vuoi, insomma, hai delle cose da fare, vuoi fare il pane veloce. Se no, metti il lievito madre, deve stare di più, ok? Poi tanto su tinaincucina.it io comunque scrivo la ricetta, va bene? Ora, fate finta che l'impasto è pronto, infatti è pronto, l'ho preparato 3 ore fa, prima. Mettete tanta farina di semola sul vostro piano di lavoro, perché abbiamo detto che l'impasto è molle, cioè come si fa a lavorare un impasto così? È impossibile, quindi mettete tanta semola, ecco perché vi dicevo ieri, se avete la semola, se non ce l'avete pazienza, prendete la farina zero, versate, guardate che bello, versate il vostro impasto su tanta farina di grano duro. Io mi aiuto col tarocco, Meglio. Guardate che bella l'alveolatura, che bella, è un impasto d'alta idratazione. A Lussemburgo. Da Lussemburgo? Benvenuti. Aspetta, Lussemburgo è in Francia? O in Germania? Perché mi confondo? È al confine. Secondo me è in Francia. Sì. Aspetta, Katia. Sì, in Francia, mi sa, sì. Allora. Ho fatto from Carlo in... Ah no, hello, from Carlo in USA. Ciao, benvenuti dall'America. Welcome in my kitchen. Allora, mettete tanta farina sotto. Versate l'impasto, poi che cosa fate? Altra farina sopra. Perché guardate, non posso lavorarlo così, assolutamente. Lo metti sopra questa? Certo, sopra e sotto deve essere inondato dalla farina. Poi se la farina non è sporca, io la utilizzo anche, non la butto, la utilizzo per altre preparazioni. Già c'è una bolla, guarda, una bollicina.
Faccio così. Che lo scoppiato. Sofia, mi fai un favore tu, prendimi la teglia, perché io adesso taglio, faccio lo staglio, ossia tagliare i pezzetti. Non la far cadere. Poi così, dopo che avete coperto, andate a tagliare la vostra pezzatura. Però vedi, qui attenzione, dovete stare attenti, eh. È vicino interrogo. Alla Francia e al Belgio. Vedi? È al confine. Vedi? Allora, tagliate, aspetta che devo dire una cosa importante. Sì, sì. Tagliate, girate col taglio sopra e fate leggermente così. Chiaro? Poi prendete piano piano, perché è molto molle l'impasto, sgrullate un po' la farina, qui a Foligno si dice sgrullate, a Bastia, e lo mettete sulla carta forno. Rifacciamo. Tagliamo. Girate dov'è il taglio. Dov'è il taglio? Io adesso vado a girare, guardate. Tac. Schiacciate dov'è il taglio. Schiacciate dove sta il taglio. Ecco che è la classica forma della ciabatta che sopra c'ha, no? L'apertura. Sgrullate la farina. Togliete la farina in eccesso, parliamo in italiano. Sennò poi ci bacchettano. E mettete sulla carta da forno e devono rilievitare per altri 20-30 minuti, ok? Io posso provarci io? Certo, vieni, guarda. Change. Change. Ok, perfetto. Mamma ha tagliato, ora io giro dov'è il taglio. Brava. E vedi come gonfia, fanno le bolle. Piano, no, no, la devi mettere sotto la mano, capito? Perché sennò si allunga ancora di più. No, come hai fatto? Vabbè, verrà bella. Allora. Com'è andata? Bene, allora. Questa possiamo fare così. Così facciamo le ciabattine quadrate. Perfetto, ora io taglio così. Non la schiacciare troppo, no, perché è soffice. Ora, sembra una nuvola. Aspetta un attimo che... Taglio qua. Qua. Sì. Bravissima. Prendila tutta sotto e la metti qua. Ora faccio quest'altra. Ora facciamo quest'altra. Questa la voglio fare. La vuoi tagliare? Ah, ok. Mi piacciono. Di lungo. Perfetto. Ottima manualità. È chiaro, amici? Brava. Poi prendi tutta, come se la tua mano fosse una pala, no? Una paletta per prendere la pizza. Ottimo. Perfetto. E quella è l'ultima, però il taglio dov'era? Da quest'altra parte. Da quest'altra quindi parte, con il giro. Ottimo! Aspetta che mi sa che... Good! Mettila di qua. Ottimo! Very good! E mamma, con quest'altra farina? Questa qui io ho detto che la conservo, perché ci facciamo qualcosina. Aspetta. Mi piace! Visto che bravissima mamma e figlia, Katia! Grazie, cioè, fatele anche voi! Aspetta, posso fare una cosa prima? Con la farina, aspetta. Un cuore! Forza Italia! Oh, forza Italia! La nostra forza Italia mondo! Ce la farà! Forza America! Forza tutti! Tutti dobbiamo forza vincere! Tutto. Oh! Via! Oh. Tutto il mondo! Perfetto. Mi piace! Grazie Franci, grazie! Allora, quindi, è chiaro amici, perché così io le ho già cotte, queste qui adesso io me le taglio, perché così ce l'ho già pronte. E questa sera una bella biscottella, non ce la toglie nessuno, se Dio vuole. Dopo la posso mangiare, vero? Aspetta che devo tagliare. Le tagliamo a metà, così facciamo vedere. Dopo posso rinfrescare il mio quarantino? Sì, certo, rinfreschiamo anche il quarantino. Allora, quarantino devo dire che è il mio lievito madre, bellissimo. E ha 13 giorni. Oggi sono 13 giorni. Ah, è appena nato. Guarda che bella, mamma mia. Aspetta, di solito mio marito è addetto al taglio del pane, perché io so fare il pane, ma non lo so tagliare bene, l'ho detto, sì. E non vado lineare, quindi lascio a lui questo compito. Gabriel ci scrive, ma come avete fatto ad avere così tanti follower? Come abbiamo fatto? Allora, diciamo che è anche un po' grazie a papà, perché papà... Papà fa i post, cioè... Papà ci aiuta molto. Fa tanti post, sì, invita voi, vi invita. E... Eh sì, ma poi noi, ecco, anche grazie a voi, perché con non siamo... Non è tutta colpa nostra, siete voi che ci seguite e vi ringraziamo. Colpa? Vi ringraziamo. Che colpa di no, nel senso, in senso buono. Non è tutto merito nostro. Non è merito nostro, brava, perché è merito vostro che... insomma, vi piace stare in nostra compagnia e di questo ne sono fiera e vi ringrazio davvero con il cuore.
e poi ci piace condividere. Quanti follower abbiamo? Ah, ma siamo arrivati a 4.000 e passa follower. Ok, quindi allora... grazie e do il benvenuto ufficiale a tutti, grazie. Mi è venuta l'idea, mamma. Facciamo una cosa, se siamo arrivati a questa cifra, perché non arrivare a 5.000? Allora, se... condivideteci! Aspettate, aspettate, se arriviamo a 5.000 follower... facciamo, che facciamo? Una torta speciale? Facciamo una torta speciale. Facciamo la cantart. Va bene. Chiedevano. Ok, però solamente a 5.000 follower. Ecco, quindi condividete, condividete, scrivete a tutti i vostri amici e ditegli di iscrivervi al nostro canale YouTube che si chiama Tirapigna, il suo, vabbè, è anche il nostro, dove ci saranno tutte le nostre ricette e sul suo sito Tirapigna. No. Tira in cucina. Tiraincucina.it. Poi su TikTok chiocciola Tina Pigna, su Instagram chiocciola Pignatina. Ma questo iscrivetevi. TikTok, questo TikTok, chi lo cura questo TikTok? Mai. Sofia, eh beh. Mai. Sofia è bravissima, eh. It's our your day. Che? Ah, l'inglese, i pronomi personali? Brava. Allora, questo lievita. Bacinella, a me. Ah, Sofia deve rinfrescare, è vero. Quella grande. Quella grande, aspetta che... quella grande, grande, grande. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Ma non c'era quella grande? No, perché ce l'ho di qua. Ce l'ho di qua. Anche voi siete incasinati con le pentole. Ce l'ha! Ce l'ho. Sono sempre la principessa. Prendiamo un po' di polvere perché sono una principessa. Allora, iniziamo nel spellicolare, si può dire? Ma non lo so. Spellicolare, un nuovo vocabolo di Sofia. Ci siamo persi qualcuno? Qualche commento, allora, Sofia? Un attimo che mamma... Mamma, che faccio in questo momento? Allora, in questo momento si fa così, guarda. Perché comunque un po' di crosticina si fa sempre. Ha preso un po' d'aria. Prendi un bilancia. Bilancia, cucchiaio. Cucchiaio. Bilancia, Piano, 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 piano. Un attimo che stavo scorrendo. Il braccio su cui ho appoggiato il telefono che traballa un po'. Non so se la bilancia riesce a prendere questo peso, però aspetta, facciamo così. Tara. Tara. Ok, no. Pesa e poi facciamo il travaso. Sempre 50 grammi. Sì, 54. No, 50. 50, vai. Sì, precisa. Sia precisa. Sì, precisa. Sia precisa. Io prendo l'acqua, Ne prendo 25 perché abbiamo detto per rinfrescare il lievito. 50. Ne prendiamo 50 perché comunque un po' lo dobbiamo sacrificare, quindi noi ne prendiamo 50. Sì. Grammi di lievito, 50 grammi di farina e la metà d'acqua che sono 25. E poi vediamo se vi ricordate che cosa aggiungiamo per il rinfresco. Un cucchiaino di zucchero. 40. Io faccio così. Ecco qua, lo viziamo il nostro lievito. Oggi siamo al 13° giorno, ci siamo quasi, non vi arrendete. Ah, mamma mia. Non vi dovete arrendere. Ce la fai oggi, ce la fai? Calma, calma, calma. Anche le principesse si arrabbiano. Non me lo stressare, è troppo, Beh, 66, aspetta. No, guarda. Silenzio. Che silenzio. Siamo concentrate. Dai, 52. Ma dobbiamo essere precisi. 50. Aspetta, conservalo questo. Sì. Che ci facciamo i biscottini. I biscottini. I biscottini. Vai. Dov'è la farina? La farina te la prendo subito. Non l'ho presa? No. Oh, mamma, non sei attenta. Intanto... No, mamma, sono attenta. La mamma non è stata attenta. Ah, io sì, però. Adesso alcuni mamma... che battono le mani per noi. Rosa. Aiutateci. E farina. 50 grammi di farina. Qui si è rotto il mare. Sì, sono stata io. Ebbene sì. Sofì, quante ne metti? Hai detto 50. Hai fatto, Tara? Ah, no. Io credevo che era già pesato. No, adesso hai tarato. Mi hai detto tarate. Non ho detto... Mi sono persa.
ci siamo perse? Allora. Perfetto, allora 50. Doveva essere 100, però adesso, vabbè, facciamo così, togliamolo un po', poi se la dobbiamo aggiungere, la aggiungiamo. La aggiungiamo. Metti l'acqua. Ce la facciamo, ragazzi. Disaster. No, la prendete. Vai, metti l'acqua. Non la mettiamo ancora. Mettila di tanto e poco. Perfetto, cucchiaio. Noi abbiamo tarato, quindi non sappiamo quanto fa il cucchiaio. Ma non succede nulla, amici. Lo possiamo riprendere in tempo. Sì, ma tanto se abbiamo messo troppa farina mettiamo nel troppo tanto d'acqua. Tanto adesso c'è 25 grammi d'acqua, 25 ml d'acqua. Beh. Ci vuole più farina, vedi? Sì, infatti, vai, ce la facciamo. Tanto, su. Me ne accorgo. Basta, basta, basta. Ecco, perfetto, ce la facciamo. Ce la facciamo. Ma certo, c'è sempre una soluzione. Forza. Per tutto. Bravissime, grazie. Piera. Siamo però un po' casiniste a volte, ma casinare, casiniste, un po' così, pasticcione, cavolo. Però noi siamo così e pazienza, chi ci ama ci segua, ecco, posto, l'ho detto. L'abbiamo detto. Siamo purtroppo oneste, sincere. Ridiamo, che ridiamo a fare? Sì, dai, ridiamo che... Ma sì, ridiamo. Adesso si è aggrovigliato tutto al cucchiaino, però Sofia adesso con le manine va a massaggiare e che cosa fai? Massaggiare? Coccoli? Che cosa hai detto ieri in diretta? Che bisogna fare come quando uno fa giardinaggio con le piantine, deve fare i compiti. Deve fare le coccole, perché se fa le coccole lui è più contento e rende meglio. Vai. Ne che bene piccherino, mamma, dopo pulisci tu però. Ma certo che pulisco io. Franci, aiuto. Allora, buon pomeriggio Lorella. Gabriella. Di dove Gabriele siete? No, Gabriele, scusaci. Di dove siete? Allora, io sono originaria beneventana, quindi campana. Viviamo in Umbria. Ma trapiantata da 12 anni qui in Umbria. Con mio marito e la piccola Sofia. Quindi viviamo qui a Bastia Umbra, ecco. Ciao Loredana, stiamo preparando il rinfresco del lievito madre perché due venerdì fa in diretta con voi abbiamo iniziato a fare il lievito madre in diretta con voi perché volevo dimostrarvi che è facilissimo farlo. Oggi è il 13° giorno. Altro po' di farina? Oh mamma, sta saltando dappertutto sta farina. Allora, che cosa facciamo? Mettine ancora così si stacca e quindi la farina arriverà anche in cielo, va bene. Mettila sulle mani. Vai. Mi sono persa. Allora, abbiamo rinfrescato, oggi è il 13° giorno, io lo scrivo sul calendario, il nostro lievito madre che abbiamo chiamato grazie a una nostra followers che ci ha insomma aperto un po' la mente. Si chiama Quarantino, ma noi già abbiamo un lievito madre che si chiama Bollicino e io lo curo ormai da 9 anni. Però volevo... Un anno dopo che io nascessi. Ecco, e quindi che cosa abbiamo fatto insieme con voi il lievito madre? Che cosa si fa? Si parte da una pappetta di acqua e farina in parti uguali con un cucchiaino di miele. Dopodiché si lascia fermentare per 3 giorni, coperto da pellicola un po' traforata con uno stuzzicadenti. Se poi al trascorrere di questi 3 giorni non vediamo le muffette, possiamo andare avanti e incominciamo tutti i giorni, ogni 24 ore appunto, a fare rinfreschi quotidiani, mettendo sempre il peso del lievito uguale al peso della farina e metà d'acqua. Quindi oggi siamo al 13° giorno e sta andando bene, si è solidificato come vedete, anche se noi siamo un po' pasticcione, ma... Io sono pasticcione. Ma no, un altro po' di farina io la metterei. E quindi potete farlo anche voi. Iscrivetevi al gruppo Tina in Cucina su Facebook. Perché? Perché abbiamo aperto un gruppo apposta per voi. Perché anche voi siete bravi e anche voi dovete pubblicare le foto. Infatti già molte amiche stanno pubblicando i grissini, il pubblicanto. Pane. Pubblicando. Un nuovo vocabolo! Ma sì! E quindi voglio vedere le vostre ricette, i vostri lieviti. Ci sono delle signore che... Nelle scarpe. Il lievito nelle scarpe? Bene. Allora, quindi io ho stamattina, vedi ancora, ho il lievito attaccato sul braccio, però pazienza. Te l'ho fatto accorgere io stamattina. Sì, infatti. capita. L'arma del vento. Oggi è una bella giornata da voi, noi in Umbria. Oggi è una bella giornata di sole, però prima era un po' nuvoloso. Io ho fatto i compiti, tranquilla. E quindi, ecco qui il lievito e oggi abbiamo fatto anche le ciabatte.
perché le ciabatte si possono trasformare anche in biscottelle. Eccole qua, io le ho cotte stamattina per voi per farvi vedere che quelle già pronte, sono profumatissime e abbiamo fatto un impasto col pollice perché questo impasto ha un'idratazione molto, come si dice, molto idratato questo impasto e quindi abbiamo bisogno di molta semola. Poi se volete vedere da capo la diretta sarà salvata su YouTube, Tina Pigna, iscrivetevi anche al canale YouTube, mi raccomando, ci sono anche le altre dirette salvate, ok? Poi siamo su Instagram come Chiocciola Pignatina, su TikTok perché Sofia cura il nostro TikTok, Chiocciola Pignatina. Ciao maestra, ciao! C'è la maestra? Sì. Ciao maestra Lorella, benvenuta. Sono la principessa. Lei oggi è una principessa. E quindi iscrivetevi, voglio vedere le vostre ricette, i vostri pani. Noi abbiamo fatto anche il pane oggi, lo abbiamo già tagliato, adesso vi faccio vedere. L'ho messo nella busta però. Com'è rilassante. Ecco qua, io ho fatto il pane, quello che avete visto anche nelle stories. È profumatissimo. E qui, siccome io di solito il pane mi piace farlo con una farina semi-integrale, farina 1, ciao maestra, non riesco a reperirla, allora questa volta ho mischiato un po' di semola e un po' di farina 0, ma voi potete scegliere la vostra farina preferita, anche la farina di farro se è facile reperirla. Ok, io direi che è pronto. Io anch'io, guarda, abbiamo il vasettino pronto, l'abbiamo lavato stamattina. Eccolo pronto, sei stata bravissima. Grazie. L'hai molto affinato, lisciato, vai. Adesso questo qui lo impellicoliamo e lo lasciamo fino a domani. Sono fiera. Domani, di nuovo a quest'ora, lo rinfreschiamo così scadono le 24 ore totali. Mettiamo la nostra amica pellicola, molto amica. Molto amica. Okay. E non domani mattina, secondo me, arriverà. Questa notte anche lui, io sono fatto la cascata, ma la cascata. Qui il barattolo è un po' più grande, quindi non è che non credo che aumenterà in tanto. In confronto a questo qui che sì, ieri, stanotte sì, infatti adesso questo qui se lo volete lavare, come dico sempre, acqua calda senza detersivo e potete riutilizzarlo per metterci il lievito dentro, ecco. Anche se lo volete buttare le mani con l'acqua calda, sì, certo. E il detersivo, vero? Le mani sì, è consigliabile invece il barattolino non lavarlo con il detersivo perché ci deve andare il lievito madre, ma il detersivo naturale. Non era quello per i panni? No, per i piatti, se vuoi andare in bagno lavano in bagno le mani però. Allora, noi insomma è tutto chiaro per le ciabatte, io poi sul sito tinaincucina.it andrò a scrivere la ricetta, è un po' lunga ma adesso mi metto con calma e la scrivo così la potete andare a visionare e niente, poi se non so, domani ci vediamo? Facciamo qualcos'altro insieme? Sempre alle 16:30. E ricordate, se arriviamo a 5.000 iscritti, faremo una torta. Io vi ringrazio come sempre perché siamo un bel gruppo, una bella community. E iscrivetevi, mamma, ripeti! Sul canale YouTube Tina Pigna. E il gruppo di Tina in Cucina, mi raccomando, iscrivetevi. E voglio vedere pubblicate le vostre ricette. Poi e ricette ricordatevi di iscrivervi su TikTok. E anche su Chiocciola Tina Pigna. Su Instagram, Chiocciola Pignatina. È una bella manager. Sì. E vabbè. E poi? Andiamo sul sito. Andiamo sul sito, che ci sono altre ricette. Mi scrivono molti di voi, vi ringrazio. E pian piano risponderò a tutti. Mi metto lì con calma, rispondo a tutti. E se avete bisogno, siamo qui anche con il lievito. Va bene? Domani ci inventiamo qualcos'altro, ora, se avete qualche richiesta di vado a mangiare una ciabatta. Adesso Sofia va a fare la merenda, io prendo il caffè, giusto? Prendiamo il caffè e tu se ti va ci vediamo domani alle 16:30 per stare di nuovo insieme. Leggiamo qualcuno perché ci siamo persi. Filomena, ciao, io sono di Ostuni, provincia di Brindisi, siete simpaticissime. Grazie, un bacione. Un bacione a tutta la Puglia, a tutta l'Italia e tutto il mondo, America, ricordate tutti, Canada, e ricordate, ce la faremo. Certo. Cioè, hashtag io resto a casa, hashtag penso... lavati le mani e Fufi vi saluta. Ecco, la principessa ci saluta, la maestra. Stai rispondendo ad Alessandra Insula, Alessandra Insula. Lei ha già studiato, è un'alunna molto responsabile. Sofia, sta parlando di te. Aspetta che non leggo niente. E diligente. Grazie maestra Lorella, parola un bacio. Di proprio. Ciao, speriamo di abbracciarci presto. Maestra, ti voglio un sacco di bene, maestra.
Allora, vi aspettiamo anche domani perché stiamo sforando anche con la diretta, ci fa piacere stare con voi. Fate le ciabatte, ecco, io vi voglio salutare con le ciabatte prima, Sofia, e le ciabatte poi. E aspettate la ricetta su Tile Cucina, eccole qua, da cose e da cotte, queste fatele lievitare e le infornate poi. Allora, un bacio, e a domani alle 16.30 con un'altra ricetta. Se avete delle richieste scrivetemi, mandatemi messaggi. Con bollicino di 9 anni e con quarantino di 13 giorni. Il mio e il suo. Sì, grazie. Allora, ciao e grazie. Grazie ancora. Anch'io vi voglio bene, ciao maestra. Anche noi.